Buongiorno. Buongiorno. Dove stiamo andando? Stiamo andando all'unico, solo, inimitabile muretto di Alassio. Muro di Berlino. La grande muraglia. Cinese. Grande muraglia cinese. Let's go. Visto che non c'è più la canzone, la canto io. C'è ancora, la possiamo usare, la useremo per questo video. Siamo saliti in macchina. Molto bella, molto comfortable. C'è un dettaglio che sarà molto, cioè determinerà questo viaggio fino alla muraglia cinese, che è questo odore di bagna cauda. Sì, è proprio odore di bagna cauda. Cioè quando una... Vabbè, magari non sanno tutti cos'è la bagna cauda. Fate una ricerca, sì. Cliccate qui e cercate bagna cauda e capirete subito di che odore si tratta. No, c'è puzza di aglio. No, ma proprio puzza di aglio. Noi non siamo schizzinosi, ok? Non siamo di quelli che, sai, quando c'è odore di aglio... No, proprio per niente. Quindi se lo stiamo dicendo noi, c'è puzza di aglio, c'è puzza di aglio. In realtà c'era anche a casa, non è che... No, sono entrata in macchina, Non si è fatta la doccia. Non è vero! Perché usi la mascherina? Per il Covid? O bofeto? Sto morendo. Ci siamo quasi. Siamo arrivati. Finalmente siamo arrivati. Adesso stiamo andando a prendere la funivia. Si traduce funivia? Cable car, but it's the open one. Sì, sarà aperta e quindi saremo tipo a penzoloni nel vuoto. Molto bene. Okay. I take you at a walk, maybe at 100 meters to the gate here. Okay. It's okay? Yes! Bathroom. Bathroom. Okay. Sono già stanca, ho fatto una piccola salitina. Ma forse dovevi pagare il biglietto per i bambini tu. Ok, salire su quei cosi e scendere è più traumatico dell'essere sospesi per aria per mezz'ora. Allora, l'itinerario del giorno prevede scendere a Chianari fino, e poi scendi, torni di nuovo qua e devi arrivare da quella parte lì per 127 campi di calcio.
mi sembra strano quello che hai detto. È 176.000. 176.000 campi da calcio uno dietro l'altro. Questo è quanto è lunga la muraglia cinese. Sei sicura che non sono mila o milioni o miliardi? Non dire baggianate. 176.000 campi da calcio. Aggiornamento della nostra percorrenza alla Great Wall. Siamo qui da un'ora e abbiamo fatto da lì a qui e abbiamo già finito 7 memorie, 14 milioni di foto, 67 minuti di video e non lo so. Raga, ma siamo sulla grande muraglia, tu ti rendi conto? Siamo sulla grande, tra poco ancora più grande muraglia. Ok, dai, andiamo. Adesso andiamo. Ci vediamo dopodomani quando arriveremo al prossimo step, che è... Amore, lì una foto è bella. Molto faticoso, molto, molto faticoso, molto... Come, scusa? Scusa, molto faticoso, gli scalini sono alti così, più o meno quanto me, però la gente canta, felice. Tu non mi sembri cantare molto felicemente. No, ho appena ripreso fiato, stavo per morire. E adesso dobbiamo arrivare lì, tra Carrapipi e Calascibetta. Fino a San Michele di Canzaria. Hello. Ni hao. Where are you from? Italy. Italy, Ren. Italy. Yeah. Ciao. Ciao. Oh. Ciao. Beh, scendere è tutta un'altra cosa. Mia mamma chiede se la stiamo facendo tutta a piedi. E gli ho detto, mamma, ma è lunga come 176.000 campi da calcio uno dietro l'altro. It's impossible. E ricordate che non è visibile dallo spazio. No, è una leggenda metropolitana. Non si vede dallo spazio, ok? Bisogna essere precisi. Ora una bella pinda pigiò ci starebbe. Con la pausa. Come grandi sportivi allenati e da fisici tonici e pieni di energia, abbiamo ben pensato, dopo questa così leggera camminata sulla Great Wall, di fare una breve pausa rifocillante per permettere ai nostri muscoli di continuare con lo stesso ritmo energetico. Eh sì, era proprio questa la pausa che ci voleva. La pausa che abbiamo fatto, la pausa rifocillante che abbiamo fatto. Che mi gustavo quanto un ristorante. Ci è costata tipo 40 euro. Cioè, abbiamo pagato 10 euro una bottiglia di birra Tsingtao, che è anche birra cinese. Quindi niente, siamo rifocillati, direi, no? Ok, adesso stiamo scendendo giù perché sono quasi le 5. Stiamo andando nello scivolo. Perché scenderemo con lo scivolo. Già l'ansia.
vedere il traguardo, arriva Elisa De Marco, arriva, eccola qui, finisce la gara, taglia il traguardo. È stato bellissimo. Allora, la parte migliore della giornata è stata lo scivolo, cioè senza nessun dubbio. Lo slittino! Senza nessun dubbio, lo rifarei mille volte, bellissimo. Quindi niente, siamo scesi, adesso andiamo a recuperare il nostro autista che ci sta aspettando. E ce ne torniamo a casa. Sì, prima devo fare la pipì. Adesso vai a fare la pipì. Grazie, esatto. Grazie di averci guardati. E... non voglio ripetere la mia battuta di sempre. Se vi piace questo video, mettete un like, subscribe and non ci lo vediamo la prossima settimana. Alla prossima con puntata. Un altro video. Ciao. It's not easy.